Ed eccoci pronti con una nuova band di inediti, giusto? Dico bene? Sì, dici benissimo. Vi chiamate? Sound Machine. Sound Machine. Bene, ragazzi, benvenuti, ben arrivati. Grazie a voi per l'opportunità e per questa bella iniziativa che ogni anno si svolge su Catania, una delle poche visibilità, vetrine importanti per le band cover e soprattutto inedite. Noi portiamo avanti il discorso inedito con molto fervore perché la consideriamo vera musica e in quanto tale per noi è importante esprimerci in tal senso, nel migliore dei modi, con Beh, l'orchestra. sono solo 19 anni, insomma, che andiamo avanti, e, insomma, pochini, insomma, non ci conoscono. Bene, ragazzi, allora, intanto presentatevi singolarmente. Tu sei? Io sono Alberto Sergi e sono il bassista della band e in questa veste di cantante, diciamo, non sappiamo se temporanea o definitiva della band, diciamo che è una situazione che stiamo valutando. Ecco, cantante ad interim mi sembra la più indicata. Presento il gruppo, anche se il fondatore è Graziano, quindi preferirei che presentasse lui il gruppo in quanto persona che porta avanti il progetto più o meno dagli anni in cui c'è la Viga Rock. Quindi Allora, passiamo la palla a lui, quindi. E mi sa che tanti secoli fa abbiamo partecipato a una delle prime edizioni, ma Addirittura, quindi insomma. tanti anni fa. No, la formazione nasce nel 2004, poi nel 2005 è uscito il primo EP, poi il secondo nel 2009, la band poi si è sciolta e ho ricomposto da capo quella che è la formazione con un caro amico Alberto che suonava già in altre band catanesi e ultimamente si è inserito anche da un annetto circa l'amico Rosario Figura, che è un gran bravo batterista, e anche un'altra bella band di inediti che, ne approfitto, si chiamano Doppio Corpo, quindi andateveli a cercare. Ecco, quindi stiamo facendo pubblicità per tutti. Allora passo anche da te perché giusto, ti hanno già presentato loro, però magari è giusto passare la parola anche a te, no? Hanno detto anche fin troppo, bravo batterista, quindi. No, sì, da un annetto che sto suonando insieme ai ragazzi, è un progetto davvero, a parte interessante fin dall'inizio, pian piano scoprendo sempre quelle sonorità che ricordano gli anni che furono. Ecco, spiegateci bene qual è il genere, perché insomma sappiamo benissimo che ci sono vari tipi di rock. Voi su cosa siete orientati più che altro? Mi sento di rispondere a questa domanda perché è il denominatore comune con cui ci sentiamo, diciamo, il nostro feeling è quello della musica degli anni 90. Quello che noi portiamo avanti è un progetto di 90s rock, alternative 90s rock, che richiama tutta Seattle o che comunque ha quell'estrazione musicale attitudinale sicuramente. Perché riflette la nostra generazione? Dice, ma perché avete scelto questo genere che oggi può risultare per alcuni forse un po' datato o perlomeno démodé, chiamiamolo come vogliamo. Sicuramente è la musica che nelle vostre evoluzioni musicali siamo passati un po' da tutto. Graziano suona jazz, suona blues, suona fusion, Saro suona funk, suona anche jazz, io suono tante altre cose, vengo addirittura dal metal molto duro, eccetera. Però in tutte queste contaminazioni delle nostre vite non è mai mancato un disco dei Pearl Jam, non è mai mancato un disco degli Stone Temple Pilots, piuttosto che uno dei Soundgarden. E da lì è rimasta la musica che poi alla fine ci caratterizza nella personalità, nel modo di esprimerci. Beh, ragazzi, insomma, meglio di così si muore. Hanno fatto una presentazione a 360 gradi, hanno fatto tutto loro. Io potevo anche starmi a casa oggi, quindi va più che bene, va più che bene. A questo punto, come? Siamo uomini di spettacolo. Beh, guarda, io una cosa che apprezzo, figuriamoci, c'è una figata, insomma, va benissimo. Bene, a questo punto io ti lascio il microfono, ci fate ascoltare qualcosina. A Assolutamente. tra poco. I try to do something different. I try to live through experience. I watch again this empty river. That's the face you have to see. Follow you around.
is on my mind. And you know you're right when you said I made goodbye. Hey you, can you lose your own sense of time? But you can't be what I have for you. And now I'm talking everything at you. Seem to understand my point of view. Don't understand my point of view. Hey, 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 hey. Oh, no, 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 no. Ragazzi, vi siete presentati benissimo, insomma la musica c'è, la carica pure, speriamo di riuscire a vedervi sul palco dell'Avica a luglio. Scusatemi, me ne sono anche un po' ignorante, ma da che cosa dipende? Dipende da quelli che ci guardano, dipende da quelli che ci guardano, quindi datemi un motivo per cui chi ci guarda da casa dovrebbe mettere un like sul vostro video. Te ne possiamo dare una a testa? Assolutamente sì, vai. Uno concentrato, perché dobbiamo far tornare Catania alla Seattle d'Italia e poi anche alla Milano del Sud. Ecco, ma ricordiamoci che comunque copriamo tutta la Sicilia e anche tutta l'Italia. Quest'anno tra l'altro ci saranno tante novità, poi vi faremo sapere. Poi. Allora, un altro motivo importante è, ragazzi, l'importanza della musica inedita. Viviamo un momento storico di musica in cui c'è tanta tribute, tanta cover, tanta sensibilizzazione verso la musica degli altri, quindi portare avanti un progetto che ha le proprie idee, la propria identità ed è soprattutto oltre 10 anni, quasi 15, che porta avanti un progetto di musica inedita, anche se io e Rosario ci siamo aggiunti successivamente, però sicuramente è importante per noi far sentire quello che è nostro. E vogliamo che arrivi un messaggio di una musica che deve essere in primis la nostra e poi quella degli altri. Perfetto, andiamo con te? Perché è bella. Guarda, lui ha racchiuso tutto quello che hanno detto loro in una parola, quindi va più che bene. Benissimo ragazzi, io vi faccio i miei migliori in bocca al lupo. Speriamo di vederci a luglio con voi, rinnovo ovviamente l'appuntamento, 28, 29 e 30 luglio, Parco Antonio Niante di Via Grande, la Vica Rock 2017. Ciao, grazie.